Sono cominciati con due importanti verdetti per quanto riguarda la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. All'uscita di Crotone, importante sfida salvezza tra Crotone e Bologna, vinta dalla formazione Belsinea di Roberto Donadoni con il punteggio di 1-0, grazie alla firma di Zemaili al sesto minuto della ripresa. In ripresa anche l'Inter che batte il Chievo per 3-1 e consolida sempre più il suo ingresso nelle zone che contano, almeno per quanto riguarda la zona Europa. Iniziale vantaggio scaligero nel primo tempo al 34esimo con Pelissier, poi nel secondo tempo arrivano i gol nerazzurri, prima con Icardi, il raddoppio di Perisic e il tris firmato da Eder al 93esimo minuto. Adesso si attende per la lotta scudetto la risposta di Napoli e Roma. Gli azzurri di Sarri impegnati al San Paolo contro il Pescara, mentre la Roma in trasferta a Udine. La capolista Juventus invece affronta la delicata trasferta di Firenze. Importanti sfide da non perdere come Cagliari, Genoa, Lazio, Atalanta, Sampdoria, Empoli e Sassuolo, Palermo. Il quadro della prima di ritorno si chiuderà lunedì sera con Torino, Milano, Mimmo Siena, Speciale News.